Oggi parliamo di un tema che da sempre scalda il cuore di milioni di italiani. E direte: cos'è? L'amore? Il cibo? Il nostro vastissimo patrimonio culturale? No. L'immigrazione! In tempi recenti, l'immigrazione è sempre stata percepita come uno dei pericoli più allarmanti per la nostra società. Tant'è che nel 2022, con il Covid divenuto un lontano ricordo e la guerra in Ucraina passata di moda, era al primo posto tra i pericoli percepiti come più pressanti dalla popolazione italiana. E come vi spiegai in un video dedicato che potete recuperare cliccando qui sopra o in descrizione, di certo non aiutano i toni o la frequenza con cui l'opinione pubblica parla di immigrazione, di fatto rendendoci il paese più ignorante in materia in Europa. Ad esempio, siamo il paese che sovrastima maggiormente il numero di immigrati non europei nel nostro paese, arrivando a pensare che quasi un cittadino su quattro sia immigrato. Raga, ma siete seri? Siamo mica l'Udinese! Sovrastimiamo molto anche il numero di sbarchi, con un italiano su cinque che pensa che sbarchino 1 milione di immigrati all'anno dall'Africa. Raga, ma neanche gli orchi al fosso di Helm, ma che film vi guardate? E non aiutano a comprendere la situazione neanche i media tradizionali e i politici, i primi intenti a cavalcare l'onda del momento per acchiappare più click e i secondi intenti a provare a manovrare l'opinione pubblica. Non sto esagerando, vi faccio un paio di esempi. Salvini e Meloni, i cui partiti sono più interessati all'argomento, hanno pubblicato più tweet sul tema nei momenti in cui l'immigrazione era più bassa. E ora che invece gli sbarchi stanno risalendo, ma loro sono al governo, vige un silenzio che definirei quasi tombale. Ma quindi quale occasione migliore di questa per fare un po' di sano fact-checking su quelli che sono gli stereotipi più comuni legati all'immigrazione? O naturalmente parliamo solo di quell'immigrazione che ci sta un po' qui, quella lì che proprio quella, quei tipi un po' scuretti che arrivano coi barconi, mica delle fighe ucraine, quelle non stanno antipatiche a nessuno. Quell'immigrazione gestita dalle ONG. Ma poi, c'entrano davvero qualcosa queste ONG? Luigi Di Maio le aveva allegramente soprannominate taxi del mare, mentre il ministro Piantedosi ha detto che le navi umanitarie sono un fattore di attrazione per i migranti. Che secondo questa retorica, gli immigrati starebbero tipo lì in spiaggia in Libia ad aspettare col binocolo che passi una nave per tuffarsi e farsi salvare. In realtà però al momento non esistono studi che confermino questa teoria secondo cui le ONG al largo attirerebbero i migranti. Anzi, secondo una ricerca effettuata tra il 2014 ed il 2020, la presenza di navi umanitarie al largo del Nord Africa non influirebbe sulle partenze, che sarebbero invece legate all'instabilità politica o alle condizioni meteorologiche. Sì, so che può sembrare strano, ma pare che agli immigrati non faccia piacere viaggiare con degli tsunami alti 20 metri come compagni di viaggio. E comunque, anche se ci dovesse mai essere un legame, gli sbarchi supportati dalle ONG sono tipo il 10% del totale. Pesano molto poco sul numero di sbarchi. È un allarme che non esiste. E parlando di cose che non esistono, il 20 settembre scorso Giorgia Meloni ha dichiarato in un meeting all'ONU che il traffico di migranti è l'attività criminale più profittevole al mondo. Ora, è difficile andare a sbugiardare questa affermazione perché essendo un'attività illegale, solitamente gli scafisti non emettono regolare fattura o comunque si fanno pagare in contanti, però qualche personaggetto con molto tempo libero è riuscito a fare qualche stima. Secondo l'ONU, il profitto del traffico di migranti si aggira attorno ai 6 miliardi di dollari. Il traffico di droga ne vale 300 di miliardi. Il lavoro forzato, da cui spesso scappano i migranti, 150. Ora, non è che voglia fare il consulente finanziario dell''ndrangheta, però contestualizziamo. E contestualizziamo può essere una parola chiave per comprendere un fenomeno che è molto più ampio del nostro piccolo stivaletto italico e molto più antico degli ultimi 2-3 anni. Salvini ha affermato che l'Italia è l'unico paese europeo che sta vivendo un'immigrazione con queste dimensioni, che è un'affermazione un po' grossolana. Intanto va sottolineato che, nonostante al momento la rotta del Mediterraneo centrale, che è quella che porta i migranti in Italia, sia la rotta più grande tra le classiche del Mediterraneo, storicamente non sempre è stato così, anzi, in 5 degli ultimi 9 anni era una rotta minore rispetto alle altre. Questo perché le rotte migratorie non sono un fenomeno statico e costante, ma cambiano molto in base alla situazione geopolitica del mondo. Pensate ad esempio solamente ai migranti dall'Ucraina, che non rientrano in quelli che abbiamo appena visto, però, insomma, negli ultimi 2 anni è stata piuttosto importante quell'immigrazione ed è andata principalmente verso Germania e Polonia. Non hanno certo preso un barcone per circumnavigare il Mediterraneo ed arrivare a Lampedusa. Va fatta poi un'ulteriore riflessione.
situazione. Cioè, i migranti non sono dei soprammobili che una volta sbarcati restano sulla spiaggia a filtrare l'acqua come le cozze. Si muovono, magari per raggiungere dei familiari, oppure la loro comunità, o per cercare lavoro in un determinato paese. Insomma, non c'è solo l'Italia. Tra gennaio e luglio la Germania ha ricevuto oltre 187.000 richieste d'asilo, la Spagna 100.000, la Francia più di 90.000, l'Italia oltre 60.000. E poi, per capire esattamente la pressione quant'è, non bastano i valori assoluti, bisogna guardare anche il rapporto rispetto alla popolazione, perché siamo un paese grande, quindi con più capacità di assorbimento. E lì, in quella speciale classifica, scendiamo al 13° posto. Cipro, per dire, che è al centro della rotta orientale, riceve 6 volte le nostre richieste in questo senso. Se proprio dobbiamo lamentarci di qualcosa, lamentiamoci invece dei mancati ricollocamenti, quelli sì andrebbero fatti in Europa secondo gli accordi, però in Italia ogni anno arrivano 100.000 migranti e solo qualche centinaio viene ricollocato negli altri paesi europei, meno del 2%. Insomma, alla fine ognuno si guarda il proprio giardinetto. Ma quindi restano tutti qui? È davvero un'invasione? O come dice Lollo Brigida, un piano di sostituzione etnica? Allora, l'andamento degli sbarchi in Italia è, come detto, ondivago e dipendente dagli eventi geopolitici. Ora siamo in un periodo di crescita, a dimostrazione di quanto sia impossibile fare un blocco navale per quanto proprio ci possiamo impegnare. O ci mettiamo tutti lì al largo col salvagente a lanciare le meduse ai migranti passanti, sennò questi, mannaggia la miseria, un modo per passare lo troveranno sempre. Se diamo un'occhiata però al numero di stranieri in Italia, oh, questi non stanno mica aumentando. E se guardiamo quelli irregolari, oh, sono molto pochi. E com'è possibile? Hanno fatto un sortilegio? C'è qualche portale? Dove vanno? Ancora una volta, una prima risposta ci arriva da quei maledetti bias cognitivi. Quanti immigrati sono arrivati in Europa? Troppi. Guardaci là, al primo posto a lamentarci. D'altronde ne parlano sempre, oh, sono tutti contro di noi. Però una cosa da patriota fatemelo dire. Almeno noi che siamo lì al primo posto, l'attenuante che effettivamente siamo il paese con più sbarchi ce l'abbiamo. Ma quelli della Svezia, ma di che cacchio si lamentano? Però poi, se vai a vedere i dati, i flussi irregolari, quelli di cui ci lamentiamo sempre, i famosi clandestini, non sono mica così tanti, sono molto meno di quelli regolari, non sono neanche un decimo. E poi per quanti ne arrivano, in realtà, se ne vanno anche a centinaia di migliaia, non diventano residenti. E quelli che lo fanno, quelli che restano, quelli diventano cittadini italiani, come è normale che sia. Vivi in un paese per anni, ci lavori, ti integri, diventi cittadino. Ma comunque, anche considerando tutti, sono poco più dell'8% del totale. E costanti, Cioè, l'anno scorso sono aumentati di 20.000 persone, su 60 milioni. Altro che stop invasione. Sarebbe il processo più utile, no? L'integrazione. Se no, c'è sempre l'alternativa meduse. Ah, ma quindi restano qui a nostre spese! Mamma, non si può dire niente che c'è una concatenazione infinita. Basta, apro l'ultimo macro argomento, economia, e poi chiudo la puntata. A proposito, se il video vi sta piacendo, iscrivetevi, condividetelo, lasciate un commento, un mi piace, attivate la campanellina, seguitemi sugli altri social, tutto in descrizione. Ciao! Cominciamo con il dire che sì, la presenza di migranti nei centri di prima accoglienza è in forte crescita e oggi ha superato i 2/3 rispetto ai massimi del 2017, anno di picco. E anche lì, non mi sembra che il paese sia crollato, che se ne dica. E va anche detto che non è facile integrare gli immigrati nel mondo del lavoro. Dopo 10 anni, un rifugiato su 2 ancora non ha un lavoro. Se guardiamo l'Italia, però, il rapporto costo-benefici degli immigrati è positivo. E non lo dico io, lo dice niente poco di meno che l'INPS. Gli immigrati sono fondamentali per il mantenimento del sistema previdenziale che senza di loro rischia il collasso. Lato entrate, ci sono 2 milioni e mezzo di contribuenti immigrati che versano 10 miliardi di euro. E i pensionati sono in proporzione molti meno che rispetto agli italiani, perché sono più giovani. E neanche tutti prendono la pensione, perché molti tornano nel paese non fruendone completamente. E anche quelli che ne fruiscono tipicamente lo fanno col nuovo sistema, quello contributivo, quindi prendono meno dei pari italiani, come farò io, sempre se avrò una pensione. Aiutatemi, datemi dei soldi! Ma ci rubano il lavoro! Parliamone. Se il tuo lavoro è fare la badante, sì, effettivamente ti rubano il lavoro. Non che ci sia nulla di male, ma in quel caso ti puoi lamentare. Anche se la colpa non è comunque del migrante, ma del sistema che permette di sfruttarli e sottopagarli. Che poi, secondo me, onestamente, a parità di stipendio, la maggior parte delle persone assumerebbe un italiano. Solo che semplicemente noi non siamo abbastanza disperati da accettare le stesse condizioni di lavoro. E allora ancora una volta mi domando. Chi è lo stronzo? Ma comunque, considerando tutte le tasse e le imposte versate dagli immigrati ogni anno, sono più alte delle spese di un paio di miliardi. Cioè, c'è poco da dire. Questi scasciano, ci fanno fatturare. E quindi sta a noi poi essere bravi ad integrarli. Sennò, l'alternativa è sempre quella lì. Meduse.
Su questo macro tema dell'economia ci potrei andare avanti per ore, però ho fatto tutto molto semplicemente, in modo molto veloce, magari però prima o poi ci farò un video, quindi se questo video ti è interessato, ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia un mi piace, un commento e quant'altro. Io ho finito, ti ringrazio per essere rimasto fino a qui, spero che il nuovo set piaccia, non so se magari qualcuno se ne sia accorto, devo ancora fare tante cose belle, magari c'è un eco della Madonna, però insomma questo sarà più o meno il nuovo loculo in cui registrerò. Fatemi sapere che ne pensate. Ciao!